Alessandro Moretti, presidente delle Agri Provinciali di Perugia. Anzitutto, com'è la situazione? Voi avete il polso della situazione, quindi com'è la situazione adesso a oltre un mese dalla fine del sisma? Allora sì, noi abbiamo preso alcune informazioni per quanto riguarda la nostra provincia e un dato molto evidente che emerge è quello del calo dei flussi turistici. Proprio per questo stiamo sviluppando un'idea, anche grazie al centro turistico delle Acri, per riattivare delle mete delle zone colpite, quindi ipotizzando anche delle mete sui Santi Umbri, per cui ci rientrerebbe appunto Norcia. Anche Norcia, Cascia, Assisi e tutte le mete relativamente ai Santi. E questa sarebbe una prima azione ovviamente che permette di rimettere in moto un circuito che è quello del turismo. La seconda invece idea che stiamo sviluppando è attraverso il contatto con alcuni giovani delle zone colpite dal terremoto, ci dicono, esprimono la volontà di voler rimanere nelle zone, per cui l'idea è quella di andare a sviluppare dei progetti anche di occupabilità, progetti di autoimprenditorialità con i giovani, in modo che possano sviluppare nel territorio, rimanere nel territorio e presidiare le zone dove hanno sempre vissuto sostanzialmente. Lentamente la vita sta ripartendo, anche se no, è difficile, però soprattutto Norcia, San Pellegrino e Castelluccio, che sono le tre località più colpite, lentamente si riparte, sì, finita l'emergenza. Sì. È finita l'emergenza e è chiaro che il processo di ripartenza è sempre una cosa lenta e la cosa che auspichiamo è che in questa lentezza, tra virgolette, ci sia anche una progettualità, proprio perché non solo sia che questa lentezza non vada troppo avanti nel tempo, per cui sfruttare questo periodo finita l'emergenza per dare progettualità alle persone. Parlando insomma anche con la gente di San Pellegrino, di Castelluccio, di Norcia, paventavano il rischio di uno spopolamento di questi paesi. Appunto, bisogna andare a trovare le motivazioni per restare e quindi ribadisco il concetto che quanto sia importante condividere dei percorsi con le persone residenti, dei percorsi che sono dei percorsi che poi possono sfociare nel lavoro e in un progetto di vita per rimanere nel territorio. Ci sono dei progetti anche dal punto di vista, diciamo, dell'accompagnamento lavorativo, visto anche la specificità delle Acri? Sì, esattamente questo. Stiamo proprio ragionando questi giorni sulle misure da mettere in cantiere per fare questi percorsi di accompagnamento. Per ripartenza quindi attraverso le aziende? Attraverso le aziende, sfruttando anche, diciamo, i bandi regionali o comunali, le risorse che ci sono a disposizione, facendo un percorso di accompagnamento. È importante che le aziende ripartano dal territorio, sul territorio, per evitare, no? Questo è indispensabile per evitare lo spopolamento, sì.